fiabe non sono come le filastrocche della nonna, che parlavano di avvenimenti reali. Le fiabe sono frutto della fantasia, sono divertenti da leggere. Io le leggo tutte le sere, ma nessuno crede che siano storie vere. Io ci credo. Oh, Herman. Iva sarebbe di scherzare, bisogna capirlo. Torniamo a noi. Le fiabe sono piene di personaggi immaginari che hanno una quantità di poteri magici, come la fatina di Cenerentola. Lei poteva trasformare una zucca in una carrozza, o dei topi in cavalli, o qualsiasi altra cosa in qualsiasi altra cosa. Io ci credo. Poi c'è la buona fata di Pinocchio. Con un tocco della sua bacchetta lo ha trasformato da burattino di legno in un bambino in carne ed ossa. Io ci crederei. E poi ci sono le fate cattive, come quella della bella addormentata, che si trasformò in un drago che sputava fuoco. E poi si trova Zembre, una regina cattiva, come Crivella di Biancaneve. Lei beve un po' di sua pozione magica e si trasformò in un essere mostruoso. Oh, oh cielo, è proprio difficile da credere questo. Ma io ci credo comunque. Herman, ti schiaccerei come Minzito. Io ci crederei. Finalmente. Nelle fiabe si trovano tutti i generi di giganti. Ci sono i giganti piccoli, anche di taglia ancora più piccola, come Crivella della fiaba del fagiolo magico. Crivella sì che era un gigante. Crivella del fagiolo magico è una fiaba molto antica, sapete? La raccontavano gli Zulu africani, gli indiani americani, e in pratica tutti Crivelli che la raccontavano inventavano personaggi differenti. Ma chiunque la raccontasse era sempre la stessa storia, e erano sempre gli stessi fagioli magici, e che questi fagioli sono gli stessi che immaginerò nella storia che vi sto per raccontare. C'era una volta, tanto tempo fa, un posto chiamato Falle Felice. Si chiamava... Un gigante! Esatto, un gigante grande come... Oh! Herman! Fa un po' meglio adesso, Herman. Ho fame! Oh, ho fame! Che pensiero divertente! Eccoti una ciliegina. Questo gigante era così grande che poteva schiacciare un uomo come io potrei schiacciare un insetto. Herman! Eri risotto. Ragazzi, pensavo di aver schiacciato mio migliore amico. Allora, che questo gigante era proprio grande e grosso ed era fatto presso poco così. Essere felice. Allora tutti fissero felici e contenti tranne il piccolo Herman. Herman, perché stai piangendo? Ma cosa ti prende? Il gigante mi era così simpatico e ora non c'è più, è morto. Oh, non è carino? Herman, che Dio ti benedica. Herman, il gigante della fiaba non è mai esistito. Ah, no? No, certo che no. Come tutti i personaggi delle fiabe, egli non è altro che un fenomeno. Un fenomeno? O una creazione del subconscio. Davvero? Sì, in altre parole, è solo il frutto della fantasia, capisci? Davvero? Oh! Qualcuno di voi ha visto un topolino piccolo piccolo pressappoco così? Che significa un topolino? Ti dispiacerebbe rimettere a posto il tetto e...